Si respira già aria di campagna elettorale a Caltagirone. Le forze politiche cominciano a muovere le loro pedine in vista della futura competizione elettorale per Palazzo dell'Aquila. C'è chi lo fa ancora in sordina e chi invece ha deciso di rompere gli indugi e giocare d'anticipo, come il PD Calatino che ha indetto una conferenza stampa il 6 giugno scorso, con la presenza del segretario regionale Fausto Raciti e di quello provinciale Enzo Napoli. Nella campagna elettorale entra con forza un convitato di pietra, con cui non si possono non fare i conti, il CAR di Mineo, nell'occhio del ciclone per l'inchiesta Mafia Capitale e i recenti avvisi di garanzia al sottosegretario Giuseppe Castiglione, ai sindaci di Mineo Anna Luisi e di Vizzini Aurelio Sinatra, al direttore generale del Consorzio dei Comuni che amministra il centro Giovanni Ferrera e al presidente di Sol Calatino Paolo Ragusa. La posizione dei vertici regionali del PD è di critica prudente in attesa di conoscere l'esito delle indagini. Da tempo vediamo delle anomalie nella gestione del CARA e da tempo abbiamo detto che va fatta chiarezza assoluta senza avere né riguardi né, diciamo, senza guardare in faccia a nessuno. Un soggetto privato che gestisce un appalto qualcosa di 200 milioni di euro in 3 anni ha un potere di condizionamento sulle amministrazioni comunali di comuni che fanno parte del CARA enorme, che non è tollerabile né sostenibile. E per queste ragioni, soprattutto per la seconda, la ragione politica, cioè il fatto che non è sostenibile un soggetto economico che possa avere una pervasività tale del soggetto democratico, dell'amministrazione comunale, dei consigli comunali, abbiamo ritenuto che la gestione dovesse essere affidata ad un'autority, la prefettura, come in tante parti d'Italia. I nostri sindaci, intanto che sono stati parte del consorzio, hanno fatto tante battaglie per far venire fuori elementi di chiarezza sulla gestione del consorzio, sul modo in cui si è impostato l'appalto. Si sono contraddistinti per credere, però purtroppo spesso non sono stati ascoltati, i verbali parlano chiaro. Dopodiché, siccome da tempo che c'è qualcosa che non quadra, qualcosa che non funziona, e siccome nonostante le nostre legislazioni non si è voluto cambiare rotta e invertire rotta sino agli ultimi atti, i nostri sindaci sono arrivati in raccordo con il provinciale alla determinazione che i comuni debbano uscire dal consorzio e affidare la gestione del consorzio, così come altre parti d'Italia, alle prefetture. Posizioni che in passato sono state meno nette. Il 28 aprile 2014 la deputata PD Luisa Albanella aveva dichiarato: «In così poco tempo non ho potuto girare tutto il CARA di Mineo. Per quel poco che ho visto, lo Stato mi è sembrato decente». Quello che serve è un buon coordinamento, è l'unico neo rilevato dall'ex ministro dell'integrazione del governo Letta, Cecil Kyenge, in visita al centro d'accoglienza Menenino il 28 luglio 2014. La tempesta scatenatasi sul centro di Mineo è stata il De Profundis per il Consorzio dei Comuni Calatino Terra d'Accoglienza. La parola d'ordine è sciogliete le righe. Il sindaco di Ramacca, Francesco Zappalà, e quello di San Michele di Canzaria, Giovanni Petta, hanno deciso la fuoriuscita, mentre il sindaco di Mineo, Aloisi, e quello di Vizzini, Sinatra, hanno annunciato lo scioglimento del consorzio. E sull'ente pende il commissariamento. Il comune di Ramacca, in sintonia e concordando con il comune di San Michele di Canzaria, abbiamo ritenuto che non ci fossero più le condizioni di stare all'interno del consorzio. La nostra decisione è stata presa prima che avvenissero questa ondata di arresti e di avvisi di garanzia. È stata presa alla luce del fatto che sostanzialmente dopo il secondo periodo dell'ANAC, dunque dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale ribadisce che il nostro bando, la gara che è stata espletata è una gara viziata, il nostro direttore generale, come se nulla fosse successo, decide comunque di confermare l'affidamento. E tutto ciò, quello che noi riteniamo politicamente gravissimo e inaccettabile, è che ciò è avvenuto senza che i sindaci siano stati né avvisati, né messi al corrente, né si sia tenuta un'apposita riunione su questo tema. Noi abbiamo preso dalla stampa questa decisione che non abbiamo né condiviso nei modi, nella forma e tutto. E dunque pertanto abbiamo immediatamente, ci siamo raccordati con il nostro livello provinciale, con il nostro partito, e abbiamo immediatamente elaborato un documento che abbiamo depositato, dal quale si evince chiaramente che la motivazione della nostra fuoriuscita è legata a questa procedura che noi riteniamo viziata e ingiustificabile, quale è quella di proseguire tranquillamente con l'affidamento. Ora, dopo questa nostra comunicazione, poi dopo anche gli avvisi di garanzia, vedo che si è un po' sgretolato tutto il sistema. A questo punto immagino che si prospetterà sicuramente un commissariamento, ma sicuramente siamo arrivati, penso, ai titoli di coda in questa vicenda del CARA di Mineo. Sul consorzio dei comuni siamo arrivati ai titoli di coda, commenta Zappalà. Ma l'impressione è che il sequel riservi ancora altre puntate e colpi di scena.